Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati qui su ESGL, sempre Mirvi in compagnia vostra. Insieme a me c'è Tork. Ciao Tork. Bella ragazzuoli. Ricordate il suo canale Torkazzo, il suo canale YouTube. Veniamo al dunque. In pratica questo è un video informativo per tutti coloro che faranno la LAN, parteciperanno alla LAN di Rimini organizzata dall'ESL, Professional Gamer Card, che si terrà appunto in Rimini il 22 e il 23 giugno. Questo video è appunto informativo e praticamente adesso vi dirò tutto l'occorrente che vi serve e che vi servirà per la LAN. Quindi partiamo dalla cosa più importante, che è la pennetta USB con sopra il vostro profilo, ragazzi. Vi dovete portare la pennetta USB con il vostro profilo. Molti ci hanno fatto le domande su cosa bisognava portare come periferiche. Beh, ragazzi, dovete portare i joystick, vostro, deve essere il vostro, perché lì troverete solo le console e i monitor. E dovete portare le cuffie, perché i monitor sono senza audio. Quindi, joystick e cuffie. I monitor sono HDMI, quindi poi eventualmente vi dovete portare l'adattorino per farvi funzionare le vostre cuffie analogiche, tranne se non avete logicamente quelle lì con l'entrata ottica, lì non è nessun problema. Poi assolutamente ve lo manderò in descrizione e anche il link cliccabile qui stesso sul video, il modulo minorenni e il modulo maggiorenni che dovete compilare e li dovete portare già firmati il 22 giugno, quindi sabato mattina alle ore 9:30 del mattino, che si farà il check-in. Questa è una cosa molto importante, ragazzi. Quindi queste cose, modulo maggiorenni, modulo minorenni e documenti, li dovete portare al 105 Stemio, vi dovete presentare alle 9:30 di mattina per il check-in. Vi ricordo che ogni partecipante, questa è una cosa molto importante, può portare due persone con sé. Quindi se avete mamma e papà che vogliono venire a vedere le vostre gesta, li portate con voi e entrano con voi. Alle ore 11 inizierà Gears of War. Alle 11 sempre, il 4v4, alle 11 sempre inizierà anche COD nell'1v1, mentre il 5v5 inizierà alle 10 per quanto riguarda COD. In più, Gears terminerà sabato, mentre l'1v1 fondamentalmente terminerà domenica. Voi dite, ma non è che c'è la possibilità che ci accavalliamo? No, ragazzi, non vi preoccupate, che tra 4v4 e 1v1, per quanto riguarda Gears, non vi accavallerete. Stesso discorso va per COD in pratica. Detto questo, ovviamente, se avete altre domande, clicca, praticamente scriveteli nei commenti e io sarò felicissimo di rispondervi. Non so, Gabriele, se ti hai qualche domanda. No, è tutto chiarissimo, anche perché anche a me hanno fatto domande o comunque ho sentito ragazzi che chiedevano, soprattutto nell'ambito dei Gears, perché io gioco a Gears, delle informazioni riguardo al torneo. Qui comunque ha spiegato tutto molto bene e non ci stanno altre domande. Solo da dire che la diretta del ESL farà lo streaming delle partite comunque più belle. E lo farà sul suo canale di ESL. Esatto, le Solo partite più quest'altra cosa. importanti per quanto riguarda Gears e COD, ragazzi, alla LAN di Rimini troverete sempre la mia brutta faccia. Quindi mi raccomando, accontentatevi, oppure guardate Ah, solo i miei. quindi tu commenterai sia COD che Gears of War. Esatto, Bene, esatto. bene. L'SL sia con Marco Livari, TBK, che insieme a Simone Forcino. Ovviamente sono io che commento insieme a loro, perché loro sono i commentatori. Io sono l'ospite sono l'ospite di ESL. Va bene, detto L'ospite questo, sgradito, direi. l'ospite sgradito. Detto questo, ragazzi, vi rimando alla LAN ESL Professional Gamer Card il 22 e il 23 giugno, questo fine settimana a Rimini al 105 Stelvio. Io direi che è tutto, ti saluto Gabriele e Ciao Mirmi. saluto anche a tutti voi. Se avete qualche altra domanda, ragazzi,
me lo commentate sul video e io sarò felicissimo di rispondere. Bella e alla prossima, ciao ragazzi!